Vi rubo un paio di minuti per consigliarvi una stimolante lettura. Rinascimento al femminile di Ottavia Niccoli, La Terza. Mi sono imbattuta in questo saggio di storia sociale nel corso delle mie ricerche personali sulla figura e sul ruolo delle donne nel corso delle epoche storiche. L'autrice ha insegnato nelle università di Bologna e Trento storia culturale del tardo medioevo in Italia. In questo volume ci presenta sette storie di donne comuni, non donne illustri, delle quali il Rinascimento è ricco quindi, ma il racconto di vite di donne sino a quel momento poco o nulla conosciute, come mezzo utile per conoscere meglio e più intimamente il periodo e l'ambiente in cui esse sono vissute. A chi può piacere questo volume? A chi vuole dare voce e volto a quella anonimità che ha caratterizzato spesso la figura femminile? Isotta Nogarola, umanista e devota, Costanza Dalli Piano, guaritrice e strega, Angela Valerani, vedova e le altre. Sono questi i ritratti vivaci, in quanto l'autrice sa cogliere i moti dell'animo femminile e li descrive con precisione, ma allo stesso tempo con delicatezza, presentandoci un universo di donne variegato e multiforme. Donne estremamente consapevoli di loro stesse, determinate a difendere la libertà delle loro scelte nel più autentico spirito rinascimentale. Ognuna di loro ha avuto uno scopo da raggiungere nella brama ansiosa di una vita piena, come si evince bene dal brano seguente. Rinchiusa in solitudine, Isotta Nogarola soddisfaceva l'esigenza in base alla quale una donna doveva sempre vivere presso altri, fossero questi la famiglia o una comunità religiosa. Nello stesso tempo, però, aveva scoperto quell'essenziale libertà della mente, aver coltivato la quale costituisce il vanto della sua civiltà e della nostra. Isotta rifiutò di abbandonare i suoi studi e continuò anzi a coltivarli seriamente. Concludo ringraziando per l'ascolto e vi lascio con una famosa frase di Oriana Fallaci: essere donna è così affascinante, richiede un tale coraggio, una sfida che non annoia mai.